manifestazione per celebrare la festa del lavoro il 1° maggio. Festa dell'educazione stradale. Saggia presa di coscienza per gli studenti, futuri automobilisti, si concludeva allo stadio La Marmora. Gli alunni più meritevoli venivano inquadrati e premiati dalle autorità competenti, tra cui vediamo il comandante dei vigili urbani, tenente Piero Ravotti, l'assessore Tinivella,